Buongiorno a tutti. Prenderemo in esame gli ultimi 25 anni di allergia agli inalanti. Questa è l'agenda. Faremo delle valutazioni generali, poi parleremo dei polli, delle muffe, degli animali, degli acari per arrivare a delle conclusioni. E adesso iniziamo con un atto di riconoscenza verso coloro che ci hanno consentito di arrivare con le nostre conoscenze ai giorni attuali. La valutazione dell'allergia inizia nel 1870 con Charles Blackley in Inghilterra e Wyman negli Stati Uniti, che parlano rispettivamente del catarro estivo e del catarro autunnale, facendo riferimento alla rinite allergica. Il primo tentativo di immunoterapia tramite inoculazione lo fa Noon nel 1911. Nel 1906 il barone von Pirquet aveva coniato il termine di allergia per riferirsi a qualcosa di strano. Le IgE venivano riconosciute non tanto come IgE, ma come reagine da Proustins e Kusterner, due amici. Proustins era allergico ai pollini e Kusterner allergico al pesce. Prendono il siero di Kusterner, iniettano sottocute a Proustins. Poi Proustins fa un pranzo di pesce e ha una reazione allergica importante. E viene coniato il termine: c'è qualcosa nel sangue di un allergico, le reagine, che sono responsabili della reazione stessa. Bisogna arrivare però al 66 perché i coniugi Fisacca identifichino le IgE, scoperta, confermata pochi mesi dopo dagli svedesi Gunnar Johansson e Hans Benig. Che cosa fa di un allergene l'essere un allergene? Gli allergeni sono essenzialmente delle proteine o delle glicoproteine che sono solubili in acqua e che sono capaci di indurre delle reazioni IgE immediate. Queste proteine però hanno diverse funzioni biologiche. Le più importanti probabilmente sono le proteasi, l'attività proteasica, cioè la capacità di scindere i legami, e l'attività ossidasi, quella di indurre stress ossidativo. Anche gli allergeni, come i virus, come i batteri, come tutte le sostanze estranee, hanno delle molecole associate al patogeno, che sono in grado di stimolare l'immunità innata, cioè stimolano il Toll-like receptor. L'attività proteasica è indispensabile, infatti tutti gli allergeni potenti hanno intrinsecamente un'attività proteasica e questa fa sì che possano produrre grandi quantità di IgE. Anche le ossidasi sono presenti e sono importanti. Perché? Perché consentono l'attività proteasica e ossidasica, consente anche ad allergeni meno importanti di indurre una reazione IgE immediata. È l'effetto osservatore. Se arriva un allergene non particolarmente potente, ma prima di lui è arrivato un allergene in grado di dare fortemente una produzione di IgE, questo secondo allergene si trova in un ambiente ricco di sostanze che favoriscono comunque la sensibilizzazione. Questo spiega, ad esempio, perché l'allergia agli acari precede spesso allergie meno importanti. La capacità di stimolare il sistema immunitario innato è stata dimostrata per la prima volta con l'allergene dell'acaro e precisamente con il DERP2, perché il DERP2 assomiglia all'MD2. L'MD2 è questa parte del Toll-like receptor, quella che lega i lipidi. E quindi l'allergene DERP2, l'allergene dell'acaro, è in grado di stimolare il sistema innato attraverso il Toll-like receptor. Gli allergeni però dell'acaro sono, possiamo dire che l'acaro è un allergene sporco,
Si conoscono più di 30 molecole diverse presenti nell'acaro in grado di indurre allergie. E perché è un allergene sporco? Perché oltre ad avere questi 30 allergeni presenti nelle particelle fecali, gli acari si tirano dietro delle spore fungine, gli acari si tirano dietro dei batteri, la chitina presente nella parete dell'acaro è un potente immunogeno e ovviamente contiene tutte le sostanze in grado di dare reazioni IgE immediate, oltre che sostanze in grado di stimolare in modo non specifico l'immunità. E questo sia vero, lo dimostra questo studio fatto in 248 soggetti con asma, e si va a valutare in questi soggetti la loro reattività bronchiale a seconda che siano esposti a basse concentrazioni o alte concentrazioni di acari. È opportuno precisare che questi asmatici non erano allergici all'acaro. E anche se non sono allergici agli acari, se sono esposti ad alte concentrazioni di questi allergeni, hanno una metabolina PD20 bassa. Cosa vuol dire? Hanno una reattività bronchiale alta. Se invece sono esposte a basse concentrazioni di acari, la loro reattività bronchiale è meno importante. Quindi l'allergene dell'acaro, gli acari, fanno un lavoro sporco, nel senso che se un soggetto asmatico è esposto ad alte concentrazioni di questi allergeni, ha una reattività bronchiale che aumenta. Questo si verifica anche per l'esposizione ai cani essenzialmente. Essenzialmente, acari e l'allergene del cane possono peggiorare l'asma per un meccanismo non IgE mediato che si è visto essere essenzialmente mediato dallo stress ossidativo. Esiste un rapporto di dose e risposta per quanto riguarda l'allergia agli acari e ai pollini. Più sono esposto ad acari, più sono esposto ai pollini e maggiore quantità di IgE produco. Questo non si verifica sempre per quanto riguarda l'esposizione all'allergene del gatto. Per quale motivo l'allergene non c'è un effetto dose-risposta così evidente con l'allergene del gatto? Perché i gatti sono comparsi rispetto agli acari e rispetto ai pollini più recentemente nella scala evolutiva. Cioè, se guardiamo l'evoluzione della Terra, gli acari sono comparsi 600 milioni di anni fa, gli alberi sono comparsi e le erbe sono comparse tra 1200 e 1500 milioni di anni fa, i mammiferi sono comparsi 80 milioni di anni fa. E si dice che soltanto le specie separate tra di loro da più di 100 milioni di anni hanno una grossa diversità per quanto riguarda la loro struttura, quindi sono allergeni potenti. Quando nella loro evoluzione sono comparsi più vicino a noi, diventano allergeni, producono allergeni meno potenti. Ad esempio, il cane, l'allergene del cane e del gatto sono borderline tra l'essere una cosa estranea a noi o essere una cosa simile a noi, ovviamente dal punto di vista dell'allergia. L'effetto dose-risposta è stato documentato da tempo, già nel 2005 compare questo lavoro. Che cosa hanno visto questi autori? Vedono che osservano che cosa era successo nella popolazione di Tokelau. Questa è un'isola a nord della Nuova Zelanda. Nel 1966 un uragano ha distrutto praticamente tutta l'isola. Metà della popolazione si trasferisce da Tokelau in Nuova Zelanda. E che cosa succede? Che la prevalenza di allergia, mentre era del 5% in bambini di 5-9 anni che erano nati e rimanevano a Tokelau, passava al 30% in quei bambini che da quest'isola erano passati in Nuova Zelanda. Che cosa differiva
l'ambiente di Tocco e Lauda, quello della Nuova Zelanda, la concentrazione di acari. Mentre in Tocco e Lauda la concentrazione di acari era bassissima, praticamente inesistente, in Nuova Zelanda la concentrazione di acari nella camera da letto dei bambini era estremamente elevata, 1.000 volte più elevata rispetto a quella presente nella loro isola d'origine. Anche l'allergene del cane e del gatto era più alto. A Tocco e Lauda nei letti ci sono più endotossine, e l'esposizione a endotossine nelle epoche precoci della vita può proteggere dalla comparsa di allergie, anche se possono indurre respiro sibilante con un meccanismo aspecifico e legato sempre allo stress ossidativo, però proteggono dall'allergia. È David Marsh, che nel 75 ha valutato quanto allergene noi inaliamo. Ad esempio, ha calcolato che noi inaliamo quantità minime di allergene dei polline, 10 nanogrammi al giorno, che vuol dire 1 microgrammo per anno. E ha valutato anche le dimensioni dei pollini e delle particelle fecali. Polline e particelle fecali hanno più o meno le stesse dimensioni e sono tra i 20 e i 40 micron di diametro. Quando noi inaliamo l'allergene dell'acaro in condizioni naturali, ne inaliamo una piccolissima quantità, meno di 10 nanogrammi al giorno. Che caratteristiche hanno però gli allergeni degli acari? Che sono estremamente concentrati in queste particelle fecali che hanno un diametro di 20 micron. 0,2 nanogrammi, 0,2 nanogrammi di allergene in una particella di 20 micron equivale a 2 mg per millilitro. Quindi nel punto dove la particella fecale o l'allergene impatta, l'effetto è molto importante. Allora, ci accorgiamo noi se un soggetto è allergico agli acari, si accorge di avere asma nel momento in cui va a letto, e il letto è la sede dove abbiamo la maggior concentrazione di acari? No, non se ne accorge. Come faccio a accorgermi che l'acaro, l'allergene dell'acaro può indurre asma in un soggetto allergico? Basta fargli una broncoprovocazione. Prendo una soluzione di allergene, faccio un aerosol, l'allergene si distribuisce in tutto l'apparato respiratorio e quel paziente ha una crisi asmatica importante. E cosa succede in condizioni naturali? Che inalo piccole quantità di allergene in diversi distretti del polmone, arriverà una particella fecale qua, arriverà una particella fecale qua, una qua, una qua. E cosa induce? Induce una iperreattività, un'infiammazione, iperreattività bronchiale localizzata. Se poi arriva un secondo stimolo, poiché c'è iperreattività bronchiale, ho un broncospasmo generalizzato. Come fate a spiegare questo concetto alla mamma? È molto semplice. Se chiedete alla mamma di un bambino allergico agli acari, per spiegargli qual è l'effetto biologico della sensibilizzazione, gli chiedete: posso, mi può dare la sua mano? Gli grattate il palmo della mano e gli chiedete: le faccio male? Ovviamente la mamma qui dice di no, gli grattate, gli strofinate. Però poi gli dite: se lei avesse delle lesioni, ovviamente questa azione le darebbe dolore. E questo è quello che succede con gli acari. Che sia importante questo concetto, cioè gli acari determinano il contatto con l'allergene dell'acqua, determinano un'infiammazione localizzata. Se poi arriva un altro stimolo, la situazione peggiora. Lo dimostra questo lavoro fatto da Adnan Kustovic su 84 bambini di età compresa tra i 3 e i 17 anni che avevano crisi, che si presentavano in ospedale durante un anno per una riacutizzazione d'asma, e li confronta con dei bambini della stessa età e dello stesso sesso, asmatici, che però non avevano riacutizzazioni. Allora, il rischio di finire in ospedale per una riacutizzazione aumenta di 1,7 volte se il paziente è sensibile. Il fatto di essere sensibile aumenta il rischio. Se è sensibile e poi è esposto anche all'acaro, le probabilità che abbia una riacutizzazione aumenta di 2,6 volte. Se questo è esposto ai virus, il rischio di finire in ospedale con una crisi d'asma aumenta di 3,2 volte.
guardate che cosa succede se è sensibile agli acheri ed è esposto ai virus. Il rischio di andare in ospedale aumenta di quasi 9 volte. Se questo è sensibile, è esposto all'allergene dell'acaro, è esposto al virus, cioè a tutto sostanzialmente, le probabilità di avere una riacutizzazione d'asma e di andare in ospedale aumentano di quasi 20 volte. E cosa bisogna ricordare? Che i virus si moltiplicano più facilmente in un ambiente allergico, le citochine di allergia possono favorire lo sviluppo di la replicazione virale e i virus stessi sono in grado di aggravare la reazione allergica attraverso l'induzione di stress ossidativo. Allora, che cosa succede naturalmente? Che un'infezione virale che si verifichi in un soggetto che è allergico agli acari aumenta il rischio che questo soggetto venga in ospedale. Allora, il compito del pediatra è fare un'attività di prevenzione. Il compito del pediatra dovrebbe essere più quello di prevenire che di curare. Allora, possiamo fare prevenzione? Assolutamente sì, possiamo evitare il contatto con gli acari utilizzando i tessuti barriera, ma possiamo ridurre anche la capacità dei virus di replicarsi supplementando il soggetto con solenne o utilizzando i polifenoli. I polifenoli hanno un'attività antivirale. Tutti i polifenoli, sono le sostanze contenute nella frutta e nella verdura, hanno questi anelli benzenici che sono comuni a tutti gli antivirali. E queste sostanze polifenoliche hanno una struttura complementare a quella degli enzimi che il virus utilizza per replicarsi. Quindi il contatto tra l'enzima e il polifenolo blocca l'attività enzimatica. Hanno un'attività antivirale non specifica. Vuol dire contro tutti i virus. Marsh ha anche calcolato quanto allergene del gatto o del cane noi inaliamo in un giorno. E sostanzialmente, in un giorno, se ho il gatto in casa, in un giorno inaliamo la stessa quantità di allergene del gatto, equivalente alla quantità di allergeni dei pollini che inaliamo in un anno. L'allergene del gatto poi è molto piccolo. Sempre sotto di 10 micron, ma può essere anche inferiore ai 2 micron, arriva anche a 0,5 micron, e questo fa sì che l'allergene del gatto resti aereo disperso anche se non disturbo l'ambiente. Dove produco le IgE? Le IgE vengono prodotte essenzialmente a livello del midollo. Ovviamente, quando arriva un allergene, questo induce IgE, ma induce anche IgG, IgA, IgG4 e stimola anche i T-linfociti. Ma a livello del midollo, le IgE continuano a essere prodotte. A livello dei centri germinali, dove produco IgG, IgA, IgM sostanzialmente, i B-linfociti di memoria che ricordano la produzione di IgE vanno incontro a morte spontanea, ad apoptosi. Perché? Perché la parte intracellulare delle IgE non è sufficientemente potente da proteggere il B-linfocita dall'apoptosi. Allora, un buon allergene deve essere quello che stimola essenzialmente B-linfociti che sono presenti nel midollo e stimola meno i B-linfociti nei centri germinali. È chiaro che quando facciamo l'immunoterapia invece otteniamo l'effetto contrario. È importante solo il sistema immunitario? No, sono importanti anche le cellule epiteliali perché è chiaro che l'allergene va prima a contatto con l'epitelio. Allora, quando questi allergeni vanno a contatto con l'epitelio, stimolano il toll-like receptor presenti sull'epitelio e i toll-like receptor danno un segnale al nucleo, cioè al nostro DNA, per produrre delle allarmine. Una delle allarmine più importanti è la thymic stromal lymphopoietin. La thymic stromal lymphopoietin è presente nelle lesioni cutanee dei soggetti con dermatite atopica, nell'epitelio che riveste le vie aeree dei soggetti asmatici, e la thymic stromal lymphopoietin è il direttore d'orchestra della marcia allergica.
Nell'uomo è stato dimostrato, infatti, che la risposta TH2 viene notevolmente amplificata quando le cellule dendritiche vedono l'allergene, ma sono in presenza di questa thymic stroma lymphopoietin. Sono parecchi lavori che dimostrano questo. E sostanzialmente, che cosa succede? Arrivano gli allergeni a livello dell'epitelio, inducono stress ossidativo. Lo stress ossidativo attiva il nuclear factor Kb, il nuclear factor Kb fa produrre thymic stroma lymphopoietin che assieme alle cellule dendritiche mandano un segnale molto potente ai B-linfociti e alle plasmacellule per produrre delle IgE. Si sta cambiando infatti il paradigma dell'allergia. Una volta si pensava esclusivamente allergia uguale produzione di IgE. In un lavoro molto recente si è visto che l'esposizione ad allergeni, siano essi acari o pollini, inducono una modifica nel metabolismo immunologico. Questa modifica di metabolismo induce stress ossidativo a livello mitocondriale. I mitocondri cominciano a favorire la produzione di microRNA. I microRNA sono RNA che ha una struttura complementare all'RNA che mi serve per produrre proteine, si legano e impediscono la produzione di proteine. Questo stress ossidativo a livello mitocondriale, la produzione di microRNA, può favorire la comparsa di allergia. Questa è un'osservazione molto importante, perché è biologicamente plausibile che se io proteggo il mitocondrio dallo stress ossidativo, posso ridurre anche il rischio di sviluppare sensibilità allergica. E la barriera epiteliale sia importante e che la distruzione della stessa e la comparsa di stress ossidativo a livello delle barriere epiteliali sia importante, lo dimostra il fatto che tutti i fattori ambientali che favoriscono un'alterazione dell'effetto barriera della cute o delle mucose, sono responsabili di stress ossidativo e possono portare ad allergia. E che lo stress ossidativo sia importante lo dimostrano numerosi studi, ma andiamo indietro nel tempo, nel 2010. Uno studio fatto a Perth in Australia. 198 bambini con una storia familiare di allergia, seguiti dalla nascita fino a 5 anni, che cosa vedono? Vedono che i bambini che entro i 2 anni di vita hanno una produzione minima di IgE specifiche per gli acari, più di 0,2 kUnit litro, una quantità bassissima. Questi bambini hanno il 12% di rischio di sviluppare respiro sibilante, persistente, scusate, di sviluppare asma. Questo rischio però sale dal 12,7% all'87%, se oltre ad avere questa quantità minima di IgE, hanno anche parecchie infezioni respiratorie gravi nei primi anni di vita. Qual è il meccanismo? Che se arrivano anche i virus, aumenta lo stress ossidativo e se arriva lo stress ossidativo, la produzione di IgE si amplifica e comunque stress ossidativo e IgE contribuiscono alla comparsa di asma. Quindi il rischio di sviluppare respiro sibilante persistente, quindi asma, è legato a diventare allergici precocemente. Diventare allergico prima del terzo anno di vita aumenta notevolmente il rischio di sviluppare asma, ma anche avere infezioni frequenti. Tanto in questo studio che cosa vedono? Nel tempo, l'allergene più importante è quello degli acari, e questa è una nozione comune, seguito da quello dei pollini, seguito da quello del cane e del gatto. Ma fanno un'osservazione particolarmente importante. Seguendo i bambini dalla nascita fino a 5 anni, quelli che non diventano allergici producono anche loro delle IgE, ma a livelli molto bassi. E vanno su e giù per 5 anni con queste IgE. Chi invece diventa allergico, cioè a 5 anni ha l'asma, sostanzialmente queste IgE
oscillano un pochino nei primi anni di vita e poi cominciano a salire costantemente. Quindi va su e giù, ma sempre restando a livelli bassi, in quello che poi non diventerà allergico. Mentre va su e giù nei primi mesi di vita, ma a un certo punto, dopo il primo anno di vita, comincia a salire. Questo dato ci dà un'informazione estremamente pratica, che se vedo che un bambino è allergico nel primo anno di vita, intervengo riducendo l'esposizione all'allergeno. Dopo vi farò vedere perché è importante iniziare precocemente. Ma controllo anche lo stress ossidativo, molto probabilmente posso ridurre il rischio di sviluppare allergia. Del resto, la stessa cosa è stata confrontata, è stata vista negli adulti. Sono 14 coorti che seguiti dalla nascita fino all'età di 20 anni. E che cosa si è visto? Che il fenotipo allergico grave è quello nei soggetti che sono sensibili a più allergeni, che nell'arco degli anni diventano sensibili a quasi tutte le molecole presenti nei diversi allergeni. Per esempio, nell'acaro ho 30 molecole diverse che possono dare allergia. Un conto è se sono allergico a una sola di loro. Se sono allergico a 5 o 6 è più probabile sviluppare asma. E la malattia è più grave quando ho più morbidità, quando assieme all'asma o anche la rinite allergica, quando assieme all'asma o la dermatite atopica. E il fenotipo grave di allergia si associa a una maggior frequenza di sintomi, a una maggior gravità dei sintomi e a una maggior persistenza. Il discorso che facevamo prima, l'allergy spreading, cioè divento allergico a più molecole. Il rischio di avere una reazione quando vado a contatto col cane o quando vado a contatto col gatto aumenta con l'aumentare del numero di molecole dell'allergene del cane o delle molecole del gatto che io riconosco. Se riconosco una sola molecola ho questo rischio, ho il 20% di rischio di avere manifestazioni cliniche, se ne riconosco 5, ho il 100% di possibilità di avere manifestazioni cliniche quando vado a contatto con l'animale. Ovviamente, se riesco a identificare il paziente precocemente, all'inizio un bambino non è allergico a tutte le molecole presenti nell'allergene del cane o del gatto o degli altri. Se lo identifico precocemente e lo metto in condizioni da difendersi dallo stress ossidativo, è biologicamente plausibile che questa progressione non si verifichi e che il bambino abbia meno sintomi. Questo lavoro vi dice, confrontano 4 coorti che vengono seguiti fino all'età di 13 anni e si va a vedere qual è il rischio che un bambino sviluppi asma in rapporto all'età in cui diventa sensibile. Allora, se il bambino è già allergico nel primo anno di vita, a 6 anni ha il 55% di probabilità di essere già un asmatico. Se diventa allergico tra il primo e il quinto anno di vita, ha il 35% di probabilità. Se diventa allergico dopo i 5 anni di vita, a 6 anni ha il 15% di probabilità. Queste coorti cosa si dicono? Che il ruolo del pediatra è quello di impedire che un soggetto diventi allergico è impossibile, dopo vi farò vedere perché. Ma quantomeno devo cercare di ritardare. Allora, se il bambino diventa allergico dopo i 5 anni, aumenta poco il rischio di diventare asma, di avere un asma all'età di 13 anni. Vedete, il rischio resta basso. Il bambino, questa è l'età a 6 anni, 15% di rischio di avere asma al sesto anno. Se diventa allergico dopo il quinto anno, il rischio resta più o meno identico, cioè intorno al 15%, contro il 70% di chi diventa allergico nel primo anno di vita. Quindi l'importanza della prevenzione. Ovviamente importante è la vitamina D, i polifenoli, lo zinco, il selenio, e ovviamente evitare il contatto con l'allergene. Che cosa succede quando il bambino diventa un po' più grande?
Questo studio fatto nell'isola di Wight è fatto da pediatri di famiglia. Dopo, quando parleremo degli ACARI, vi spiegherò anche qual è la fortuna che avevano questi pediatri. Seguono dei soggetti fino all'età di 18 anni e fanno i prick test a partire dal quarto anno. Allora, che cosa vedono? Intanto che la sensibilità agli allergeni aumenta nel tempo. A 4 anni sono sensibili poco meno del 20% dei soggetti, a 18 sono sensibili poco più del 40% dei soggetti. Quindi la sensibilizzazione aumenta con l'aumentare dell'età, cioè man mano che arrivo all'adolescenza, aumenta anche nell'età adulta, e ho più casi. Ho più nuovi casi di allergia di quanti non vadano in remissione. Un tempo eravamo abituati a dire che durante, dopo la pubertà, il problema dell'allergia si attenuava. In realtà questo è l'andamento nei maschi e questo nelle femmine, ma guardiamoli in generale, maschi e femmine. Quanti vanno in remissione sono i quadratini neri. Quanti nuovi casi si aggiungono sono i quadratini bianchi. E vedete sostanzialmente che sia nei maschi che nelle femmine, ecco, ho più nuovi casi di allergia di quanti non siano i soggetti nei quali invece l'allergia scompare. Quindi l'adolescenza e la pubertà non si associa a una maggior scomparsa dell'allergia, ma si associa a maggior comparsa di nuovi casi. Quindi la sensibilizzazione allergica comincia e continua ad andare avanti. Che cosa succede in particolare per quanto riguarda gli acari, ad esempio? A 4 anni sono allergici il 5%, a 10 anni sono allergici il 12%, a 18 anni sono allergici il 24% dei soggetti e a 18 anni il 4,2% dei soggetti sono poliallergici. Essere poliallergico e sviluppare allergie precocemente è un fattore di rischio per malattia più grave. Però se guardiamo in dettaglio che cosa succede, vediamo anche che ci sono dei soggetti che a 10 anni diventano negativi per l'acaro. La negativizzazione per l'acaro è più probabile quanto più precocemente intervengo con la profilassi ambientale. Wichmann aveva infatti dimostrato, dopo vi farò vedere in dettaglio questo, che se intervengo nei primi mesi di vita, nel primo anno di vita, nel primo anno in cui compare la sensibilizzazione agli acari con misure di profilassi ambientale, questa sensibilità può anche regredire. Quali sono le conclusioni di questo lavoro? Che la maggior parte dei bambini che non sono allergici a 4 anni restano non allergici per tutta la vita e per la loro adolescenza. Se invece è già allergico prima dei 4 anni, questo bambino continua a sviluppare allergia per effetto dello stress ossidativo essenzialmente. Quelli che non diventano allergici sono quelli che si difendono bene dallo stress ossidativo e che hanno una dieta molto ricca di frutta e di verdura, ve lo farò vedere dopo. Qual è il rischio di nuova insorgenza e di remissione di allergia di respiro sibilante durante l'adolescenza? È sempre un altro studio australiano che inizia un po' più tardi, però inizia in soggetti che hanno un'età compresa dagli 8 ai 10 anni. E che cosa vedono? Vedono che il 13% di questi bambini sviluppano allergia tardivamente. Solo il 3,2% in adolescenza va in remissione per quanto riguarda l'atopia. Ho un 12% che in adolescenza comincia a avere respiro sibilante durante l'adolescenza e solo il 5,6% che va in remissione. Nuovamente si dimostra che durante l'adolescenza ho più nuovi casi di sensibilizzazione, più nuovi casi di asma di quanti non siano quelli che vanno in remissione. Quindi c'è una progressione anche durante l'adolescenza, non la scomparsa. E quali sono i fattori di rischio per insorgenza di respiro sibilante in adolescenza? Il fatto che siano allergici a
8-12 anni, aumenta il rischio di 2 volte. Quelli allergici prima del terzo anno il rischio aumenta dalle 15 alle 20 volte, ma qui non hanno il dato. Ed è più importante diventare allergici di quanto non sia l'atopia. La storia familiare per asma, infatti, aumenta il rischio di 2 volte. Qual è il rischio che abbiano un respiro sibilante persistente? Il fatto che abbiano iperreattività bronchiale nell'età compresa tra 8 e 12 anni. Nelle femmine c'è un rischio di insorgenza tardiva di iperattività bronchiale. L'asma prevale infatti nei maschi prima della pubertà, dopo la pubertà la prevalenza nei maschi e nelle femmine diventa uguale e nel maschio si è visto un maggior rischio di sviluppare sensibilità. Perché il maschio è più probabile che diventi allergico rispetto alla femmina? Perché la capacità di difendersi dallo stress ossidativo è inferiore nel maschio rispetto alla femmina. Allora gli autori dicono i fattori ambientali, cioè i fattori nei quali posso intervenire, sono più importanti dei fattori genetici. La genetica carica la pistola, ma è l'epigenetica che tira il grilletto. Che l'allergia continui a proseguire, lo dimostrano anche studi nell'adulto, quello di Gianni Passalacqua a Genova, che cosa vede? Segue 6.750 soggetti dai 12 ai 46 anni. Al tempo zero sono monosensibili il 17,8% dei soggetti. Quando li segue dopo 3 anni, restano monosensibili il 10,4% dei soggetti. Cioè nell'arco di 3 anni un altro 7,4% dei soggetti diventa polisensibile. E in 3 anni l'iperattività bronchiale, che era presente al momento dell'arruolamento nel 18% dei casi, sale al 58%. E la sensibilità agli acari passa dal 22 al 58% e aumenta anche la sensibilità alle graminacee, aumenta anche la sensibilità alla parietaria. Ovviamente questo dato ci fa nuovamente pensare che potrebbe essere importante fare prevenzione, come ad esempio evitare il contatto con gli acari o utilizzare sostanze che mi proteggono dallo stress ossidativo. Un altro studio conferma questo dato, 778 soggetti valutati tra l'84 e l'85 e nuovamente tra il 98 e il 99. La percentuale di soggetti che sono soggetti adulti che sviluppano allergia passa dal 18% a quasi il 25% e l'incremento maggiore lo si vede essenzialmente per gli acari. Allora, in pratica, quello che sappiamo è che il rischio di diventare allergico è maggiore in uno che è già allergico a qualcosa d'altro. Che cos'è che alleva le IgE? La presenza delle IgE stesse. Gli allergeni sono tutti uguali, no? C'è qualche allergene che fa un lavoro più sporco, in particolare questo è vero per l'allergene dell'acaro. E che cosa aveva visto Wichmann? Wichmann è uno svedese e studia 115 bambini che vivono in Svezia. Trova dei bambini che sono allergici. Hanno lo skin prick test positivo per gli acari. Quando segue questi bambini 2 anni dopo, diventano negativi il 58% di questi soggetti. E che caratteristiche hanno quei bambini che non sono più allergici agli acari? Che erano esposti a basse concentrazioni di allergeni. Ovviamente in Svezia è più facile evitare l'acaro perché più ci spostiamo a nord, più si riduce l'umidità. E meno acari abbiamo. C'è una città qua che si chiama Kiruna, nel nord della Svezia, che ha un'umidità così bassa che gli acari non ci sono. Se fate le prove allergiche ai bambini di Kiruna, trovate i bambini che sono allergici agli acari. Come fanno a essere allergici agli acari che agli acari non ci sono? Si chiama Kiruna Effect. Basta che vengano un anno in vacanza al mare da noi, si sensibilizzano agli acari. Poi la sensibilità non ha nessun effetto quando tornano a Kiruna perché comunque non sono esposti all'allergene. E cosa vuol dire questo? Che se inizio precocemente le misure di profilassi ambientale posso fare anche regredire.
L'allergia agli acari stessi. Nuovamente, che cosa vede? Che il rischio che l'allergia persista, che persista uno skin prick test positivo, aumenta di 30 volte se il bambino in Svezia è esposto ad alta concentrazione di allergene. Come fa un bambino svedese ad essere esposto ad alta concentrazione di allergene? Vuol dire che hanno i serramenti a tenuta stagna, che non hanno ricambio d'aria, che hanno molta umidità in casa, magari perché la casa si è allagata. Ma vede un'altra cosa importante, che il rischio di restare allergico è più alto nei maschi rispetto alle femmine, 2,2 volte più alto nel maschio. Ma nuovamente le femmine hanno maggior capacità rispetto ai maschi di difendersi dallo stress ossidativo. Che lo stress ossidativo sia importante lo dimostra anche tutti i lavori che documentano il rapporto tra diventare allergici e inquinamento atmosferico. Questi seguono 634 neonati, li valutano fino a 4 anni di età e valutano che cosa succede per quanto riguarda la comparsa di allergia agli allergeni. Vedete che aumenta, si passa dal 6,9% al primo anno di vita al quasi 22% a 4 anni. Aumenta anche la rinite allergica, mentre la rinite su base infettiva resta sostanzialmente stabile. E che cosa vedono? Che c'è una correlazione tra l'aumentato rischio di diventare allergico, l'aumentato rischio di sviluppare allergia e l'inquinamento atmosferico, sia a 2 anni che a 4 anni. Più inquinamento ho, più è probabile che sia allergico, più è probabile che abbia la rinite allergica. Perché l'inquinamento aumenta? Perché induce stress ossidativo. E perché gli inquinanti si attaccano ad esempio all'allergene del polline e fanno diventare l'allergene del polline più potente. E lo stress ossidativo sia importante, lo documenta un lavoro, una meta-analisi fatta su quasi mezzo milione di soggetti. E che cosa dimostrano in questa meta-analisi? Che il rischio di diventare un asmatico aumenta del 63% se questi soggetti hanno usato il paracetamolo, cosa che noi usiamo quasi sempre in tutti i nostri pazienti che hanno febbre. Aumenta del 63%. Per qual è il motivo? Perché il paracetamolo consuma glutatione. E lo trasforma in glutatione ossidato, quindi il paracetamolo dà stress ossidativo. Il glutatione è un potente antiossidante a livello delle mucose respiratorie. Quando prescriviamo il paracetamolo perché il bambino ha la febbre sopra i 38,5, non sempre gli facciamo un favore, anzi quasi spesso gli provochiamo un danno, perché la febbre è il più potente antivirale, perché la febbre è un segnale importante. Se faccio diagnosi di polmonite 2 giorni dopo, cambia poco, al limite può farsi una pleurite, ma se faccio diagnosi di meningite 6 ore dopo, potrei aver perso il bambino. E la febbre è un segnale importante. Poi si è visto che il paracetamolo prolunga, riduce la risposta immunitaria al rinovirus e ne prolunga la replicazione. E il paracetamolo inibisce la trascrizione dell'interferon beta e lambda, che è l'interferon che è prodotto a livello delle mucose respiratorie. È la nostra prima linea di difesa. Quelli che col Covid andavano a finire male erano essenzialmente quelli che non erano in grado di fare una difesa di prima linea, l'interferon, molto efficace. Doveva intervenire il sistema immunitario di rinforzo, cioè le citochine, e arrivava la tempesta citochinica. Beasley fa una cosa molto importante, va a dimostrare che il rapporto tra assunzione di paracetamolo e comparsa di asma o di allergia soddisfa tutti i criteri di Bradford Hill. Andate a leggere questo lavoro del 1965. Bradford Hill è un esperto di statistiche che mette in evidenza quali sono i criteri che devono essere rispettati perché vi sia un rapporto di causa ed effetto tra due eventi. Allora, l'effetto deve essere potente.
L'aumento d'asma è stato dimostrato sia per il paracetamolo assunto dalla mamma in gravidanza, sia per il paracetamolo assunto nei primi mesi di vita o durante l'età pediatrica, sia per il paracetamolo assunto nell'adulto. Guardate, nell'adulto, l'adulto assume paracetamolo, aumenta il rischio di quasi 3 volte. Deve esserci un effetto dose-risposta, più ne prendo e peggio vado. E questo è stato dimostrato sia in utero, sia in età pediatrica e sia nell'adulto. Terzo criterio, deve esserci consistenza, deve essere effetto coerente. E l'effetto è stato dimostrato in studi differenti, fatto in differenti età, in popolazioni diverse e sostanzialmente in tutto il mondo. Il quarto criterio è che l'esposizione deve verificarsi prima della risposta, cioè prima prendo il paracetamolo e poi sviluppo asma e allergia. E questo è stato ovviamente dimostrato per l'esposizione intrauterina, cioè durante, assunto dalla mamma in gravidanza, nell'infanzia e anche nell'età adulta. Il quinto criterio è quello della plausibilità biologica. È un criterio importantissimo quando arriva un'epidemia come il Covid. Almeno nel primo anno, nei primi mesi, non possiamo fare affidamento su cosa ci dicono le meta-analisi, perché non ne abbiamo. Dobbiamo fare affidamento sulla nostra testa e sul modo di ragionare, che deve sempre rispettare la plausibilità biologica. E qual è la plausibilità biologica? Il paracetamolo induce stress ossidativo e lo stress ossidativo induce infiammazione. E che se ho stress ossidativo e induco infiammazione, è più probabile sviluppare risposta di tipo TH2. Beasley dice: non è stato comunque dimostrato che se rimuovo l'esposizione prevengo la malattia. E come mi metto, ma Giuseppina, Michele e il sottoscritto, ma anche Giorgio, anche Diego, noi avevamo fatto un esperimento parecchi anni fa, esperimento che non ci hanno lasciato pubblicare perché noi abbiamo studiato noi stessi e ci hanno detto che non è etico. I Shizaka e i coniugi di Shizaka hanno fatto tutti gli esperimenti sulla loro pelle per identificare le idee. Comunque, sapevamo che il paracetamolo induce stress ossidativo e può indurre un danno al DNA. Allora avevamo provato a prendere una compressa da 500 mg di paracetamolo e dopo qualche ora abbiamo fatto un prelievo per valutare lo stress ossidativo nel nostro DNA. E il nostro DNA risultava danneggiato dallo stress ossidativo. Dopo 15 giorni ripetiamo l'esperimento prendendo il paracetamolo, però assieme a un grappolo d'uva e una spremuta di due arance. Non si vedeva più lo stress ossidativo, cioè nel DNA. Cioè, Beasley non aveva i dati e non può averli perché noi non abbiamo pubblicato il lavoro. La specificità è il settimo criterio e non c'è nessun aumento di asma associato con l'aspirina o con gli antinfiammatori non steroidei. E l'altro criterio è l'associazione temporale. E che cosa è successo? Si è visto che per gli effetti collaterali legati all'aspirina, la sindrome di Ryan, non si usa più l'aspirina nei bambini che hanno febbre, il consumo di aspirina è calato, nel tempo è aumentato il consumo di paracetamolo e nel tempo è aumentato la prevalenza di asma. E poi l'analogia. Anche altri sostanze ossidanti, l'ozono, gli inquinanti atmosferici, inducono stress ossidativo e inducono asma. Ma se uso degli antiossidanti ho un effetto protettivo verso l'asma. Una serie di lavori, ma è infinita. Se fate adesso la ricerca, vi vengono fuori centinaia di lavori. Allora, questa è un'opinione personale. Quando io utilizzo il paracetamolo, lo uso pochissimo perché voglio tenermi il segnale. Va bene. Lo uso sempre in associazione comunque con sostanze che contrastino lo stress ossidativo. Tra l'altro, i polifenoli che sono contenuti in queste sostanze hanno un effetto antivirale e quindi mi aiutano a superare la malattia. Che contrastare lo stress ossidativo sia importante lo dimostrano ad esempio questo studio. Questa è una diapositiva che devo alla cortesia del professor Peroni, ma mi sono dimenticato di scriverla.
Sono 2.359 bambini, fanno parte della coorte svedese. Il rischio che sviluppino asma in adolescenza si dimezza in quei bambini che nei primi 8 anni di vita hanno consumato tanta frutta e verdura. Lo stesso dato viene dimostrato in Giappone, in bambini di 7 anni, seguiti poi fino all'età di 10-11 anni. Allora, a 10 anni sviluppano sintomi allergici il 33% dei bambini che consumano poca frutta, contro il 14,3% dei bambini che hanno un alto consumo di frutta e verdura. E questo è il dato più importante, perché se io vedo un bambino adesso e so che mangia poca frutta e verdura, non ha difese antiossidanti, non posso andare indietro nel tempo e modificargli la dieta, ma posso farlo nel momento in cui lo vedo. Perché che cosa vedono i giapponesi? Che se aumento la quantità di frutta e verdura che questo bambino mangia, le probabilità che l'asma gli vada in remissione aumentano di 16 volte. Le probabilità che vada in remissione la dermatite aumenta di 4 volte. Cioè non è mai troppo tardi per intervenire. Qual è il problema della frutta e verdura? Che adesso bisogna ricordare che la frutta che cresce sotto i tendoni ha una quantità ridotta di polifenoli e di flavonoidi. La vitamina C che è contenuta nell'ananas, quello che noi compriamo al supermercato, è del 65% più bassa rispetto a quello che troveremo in un ananas raccordo vicino a dove cresce. L'altra cosa importante da ricordare è che il terreno in Europa è povero di selenio, e quindi tutta la verdura e la frutta che cresce in quel terreno è povero di selenio e di zinco. Alcuni concetti importanti sull'allergia e l'asma, che magari i più giovani no, non hanno mai visto. Nel 99, che cosa dimostrano? Che se io prendo degli anelli tracheali o bronchiali, li metto in coltura e induco contrazione aumentando la concentrazione dell'eucotriene, e prendo anelli bronchiali di un soggetto non allergico, ho questa contrazione. Se poi vado a sensibilizzare in modo passivo questi anelli bronchiali, vedete, se li sensibilizzo, la contrazione aumenta. Cioè, se io sono allergico e arriva uno stimolo che dà broncoostruzione, la mia broncoostruzione è peggiore. Vado a vedere l'effetto contrario, vado a vedere di quanto si rilassa la muscolatura bronchiale quando aggiungo il salbutamolo. Man mano che aggiungo il salbutamolo, la muscolatura bronchiale si rilassa, cioè si riduce la tensione. Però si rilassa la muscolatura bronchiale di quello non allergico, si rilassa la muscolatura bronchiale, i triangolini verdi, di quello che ha IgE ma non è esposto all'allergene, mentre se ha IgE è esposto all'allergene, il rilassamento della muscolatura bronchiale è minore. Cosa vuol dire? Che se sono allergico a qualcosa, sono a contatto con questo allergene, il broncodilatatore funziona meno. Perché? Perché la sensibilizzazione allergica, l'infiammazione e lo stress ossidativo inducono una disfunzione dei beta-2 recettori. Funzionano meno anche gli anticolinergici. Se si studia la costante di dissociazione dello steroide col suo recettore, lo steroide per funzionare deve attaccarsi a un recettore citoplasmatico, con questo recettore migra nel nucleo e nel nucleo fa il lavoro che deve fare lo steroide. Allora, ovviamente per funzionare deve restare attaccato al recettore. Ma se vado a studiare in pazienti allergici all'ambrosia, vado a studiare la costante di dissociazione prima della stagione dell'ambrosia e nel culmine della stagione, man mano che il soggetto viene esposto all'allergene, aumenta la costante di dissociazione dello steroide. Però dire, sono esposto all'allergene, lo steroide resta meno attaccato. Se resta meno attaccato al suo recettore, funziona di meno. Quindi, in pratica, l'esposizione ad alte dosi di allergene in un soggetto sensibile riduce il controllo dell'asma, sia perché mantiene l'infiammazione, sia perché riduce la risposta degli steroidi.
Quali sono le conclusioni di questa cosa? Che gli allergeni sono un pacchetto complesso di proteine, di glicoproteine, di lipidi in grado di stimolare il Toll-like receptor, che sono in grado di dare una grossa risposta TH2 nel punto di contatto. Infatti vengono liberati in piccoli pacchetti, soprattutto gli H, che sono altamente, che contengono un'alta concentrazione di sostanze in grado di legare il Toll-like receptor, di proteine con attività proteasiche e ossidasiche e di molecole adiuvanti, che sono essenzialmente quelle in grado dei lipidi. La presenza di proteasi poi favorisce la penetrazione dell'allergene attraverso le barriere epiteliali. Le proteasi possono stimolare anche i neuroni nocicettivi e fanno liberare la sostanza P, che è da una neuroflavosi. Quando parliamo di perché uno diventa un allergene, ovviamente non possiamo limitarci solamente a cosa fa l'allergene, ma dobbiamo prendere anche in considerazione che cosa facciamo noi per difenderci dall'allergene, che cosa fa l'ospite. Allora, la cosa da tenere presente è questa: che noi diventiamo sensibili o sviluppiamo tolleranza a qualcosa entro i primi mesi nei quali veniamo a contatto con qualcosa. Questo è vero per i bambini, ma questo è vero anche per l'allergia occupazionale. Uno che sviluppa allergia agli animali di laboratorio, perché lavora con questi animali di laboratorio, sviluppa allergia o tolleranza nei primi mesi a cui va a contatto. Allora è chiaro che questi nuovi antigeni diventano un allergene se vengono presentati nel modo corretto e nell'ospite giusto. E ovviamente sarebbe più corretto dire se vengono presentati male, se vengono presentati nell'ospite sbagliato. E qual è l'ospite sbagliato? Ad esempio, quello che ha una ridotta integrità della barriera, quello che ha un microbioma alterato, ma anche quello che non si difende, ma soprattutto quello che non si difende bene dallo stress ossidativo, quello che rilascia quindi facilmente delle allarmine, la thymic stroma, l'infopoietin, che va a stimolare il sistema immunitario.